Lo sport aretino in un albero di Natale ospitato in Piazza Grande. Quest'anno infatti, come annunciato dal Comune, a causa delle tante limitazioni in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, le festività saranno celebrate in forma light, un gioco di parole con il duplice significato sia luce che leggero, ed il Panatron ha così deciso di realizzare un suo albero proprio a tema sportivo sulla terrazza di Palazzo di Fraternità, con decorazioni speciali, gagliardetti, gadget, foto ed accessori donati dalle società sportive dilettantistiche e professionistiche dell'Aretino. È un'iniziativa che vuole richiamare un pochettino l'attenzione anche sullo sport. Vogliamo dire che lo sport c'è, che le società ci sono, che hanno bisogno di essere aiutate, che hanno voglia di fare, hanno voglia di recuperare i ragazzi che si trovano sempre più sbandati fra la scuola che non c'è attività sportiva. Quindi è una presenza, lo sport c'è, è pronto a dare il suo contributo nel rispetto di tutte le norme naturalmente. Quindi questa è la dimostrazione che le società della nostra area sono vive, sono vitali, e noi abbiamo voluto offrire a tutti la possibilità di partecipare a questa iniziativa che nel periodo natalizio trova espressione in un albero di Natale. Questo albero di Natale, voluto fortemente dal Panathlon, rappresenta la voglia degli sportivi aretini di celebrare un Natale che è comunque un Natale, anche se è un Natale diverso, un Natale più ristretto, un Natale in cui dovremo più guardarci dentro che non guardare fuori. Però lo sport ha sempre avuto questa caratteristica di passare sopra i problemi con una grande forza, una grande capacità di vivere correttamente. Quindi io faccio l'augurio da sportivo, e lo faccio insieme a Margeri, sportiva anche lei, di un buon Natale a tutti gli aretini, non solo quelli sportivi, tutti.